l'idea era quella di dare attenzione a questa variabile, c'è il codice nome della dottoressa Ginevra che mi aiuta in questa brevissima presentazione, proprio prendendo ispirazione un po' dalle riflessioni che sono emerse nel corso di quest'estate e dell'attenzione che vogliamo dare anche ad alcune parole che vengono usate frequentemente dalle persone che devono affrontare delle sfide complesse sostanzialmente per far sì che con il nostro contributo le parole che usano possono essere per loro anche delle occasioni di gestione efficace. E quindi abbiamo deciso di portare l'attenzione su questa dimensione. Le relazioni fra coraggio e alcuni indicatori di benessere sono moltissimi, la letteratura è abbastanza, è una dimensione abbastanza recente, c'è una certa relazione con la perseveranza, l'autoregolazione, il senso di gratitudine, l'assertività, l'apertura mentale, la resilienza, la speranza, quindi dimensioni che abbiamo già potuto prendere in considerazione e che si sposano con lavori che abbiamo già svolto. Esiste anche una relazione tra coraggio e progettazione professionale, atteggiamento verso il futuro, poche ricerche che mettono chiaramente in evidenza come in presenza di situazioni di crisi e di gestione, diciamo così, di situazioni complesse dal punto di vista della scelta, il coraggio sembra essere una dimensione che aiuta in questa direzione le giovani generazioni. Così come ad esempio come dire, far fronte delle pressioni sociali a spinte per affrontare le situazioni in modo contro stereotipico. Noi ovviamente vorremmo aggiungere che il coraggio potrebbe essere estremamente importante per le persone che ad esempio si trovano a dover anche sostenere richieste indecenti al mondo del lavoro, a richieste di lavoro nero, un basso salario ad esempio, o che sono contro i valori, contro le cose che loro considerano importanti, e su questo non c'è però ancora sostanzialmente ricerca. C'è qualcosa nel mondo del lavoro che lo associa al ruolo del leader, che lo associa sostanzialmente alla capacità di chi gestisce le situazioni, quindi potrebbe essere estremamente interessante anche l'attenzione al coraggio di chi dà lavoro sostanzialmente, cioè la pressione, la conformità, il controllo sociale e si associa negativamente ad esempio con lo stress correlato. Quindi da qua il nostro desiderio di dare vita a gruppi di ricerca su questa dimensione. Quello che abbiamo nello specifico provato a vedere è quante pubblicazioni ci sono nella letteratura psicologica e nello specifico anche poi di fatto nel counseling che hanno a che fare, che utilizzano appunto come parola chiave il coraggio. Di fatto ne abbiamo trovato 461, sebbene il coraggio sia in realtà un costrutto abbastanza antico, cioè sono già filosofi come Socrate o Platone che iniziano a parlare di coraggio. Nonostante questo, quello che ci ha stupito è sicuramente il fatto che ci siano poche pubblicazioni, ma che comunque è un costrutto molto recente. Potete vedere che in realtà la maggior parte di queste pubblicazioni sono dal 2000 ad oggi, quindi questo ci lascia ben sperare che potrebbe essere sicuramente un filone di ricerca su cui potremmo sicuramente lavorare. Di fatto, quale la definizione di coraggio? Beh, in realtà ce ne sono tantissime. In un solo articolo del 2007 ne hanno evidenziate e descritte ben 29. Io ne ho riportate qui alcune di queste, ma ciò che comunque sembra accomunare tra le definizioni sono in realtà quattro elementi. Quindi ciò che caratterizza, in altre parole, un comportamento coraggioso è in primo luogo il fatto che sia necessario, la finalità del comportamento coraggioso deve essere una finalità positiva, cioè bisogna agire per il bene, per un comportamento di tipo morale. In ogni caso, in altre parole, la finalità deve essere sicuramente di tipo positivo. L'altro aspetto è l'intenzionalità. In altre parole, è possibile parlare di comportamento coraggioso solo quando in qualche modo di fatto la persona ha deciso in modo razionale di comportarsi in questo modo. L'altro aspetto ancora una volta ha a che fare con il rischio, quindi deve esserci la percezione di un rischio comunque oggettivo per la persona che compie quel comportamento. E l'ultimo elemento su cui c'è però di fatto ancora un acceso dibattito in letteratura ha a che fare con la paura, cioè se sperimentare una sensazione di paura è sicuramente un elemento del coraggio o meno. Sicuramente, come vi dicevo, sono tante le definizioni e questo è già una prima pista di lavoro, cioè provare a fare un po' una tassonomia di quelle che sono le definizioni e arrivare ad una nostra definizione, cioè quella che in qualche modo è più in sintonia un po' con la nostra anche di fatto visione del counseling. Altro aspetto su cui, sebbene non ci sia accordo su una definizione, c'è di fatto invece molto accordo tra i ricercatori sul considerare il coraggio un costrutto di tipo multicomponenziale. In altre parole, vi sono diversi tipi di coraggio, ma non un'unica, appunto un'unica
forma di coraggio, e queste sono alcune delle categorie di coraggio su cui la letteratura e gli studiosi si sono finora comunque focalizzati. Non entro nel vivo di queste categorizzazioni, ad ogni modo hanno a che fare alcune con il tipo di rischio associato al comportamento coraggioso o al contesto in cui il comportamento si manifesta. Altro aspetto su cui in qualche modo vorrei un attimo soffermarmi invece ha a che fare con le procedure di assessment, e anche in questo caso nella letteratura c'è un'elevata variabilità, si passa sicuramente da quelle che sono misurazioni più di tipo quantitativo, quindi l'utilizzo di self-report, a quelle che invece risultano essere addirittura misurazioni implicite mediante le procedure dello IAT, misure di tipo qualitativo, anche in questo caso si dà molto spazio ad esempio alle narrazioni oppure alle interviste semistrutturate, e infine misure combinate, cioè che utilizzano sia valutazioni di tipo più strettamente quantitativo che valutazioni di tipo qualitativo. In realtà, un po' in relazione a quello che è accaduto, di cui si è parlato nella Summer School che si è tenuta la settimana scorsa, quindi l'attenzione a misure di tipo combinato, abbiamo cominciato in qualche modo un'operazione di back translation, quindi di adattamento al contesto italiano, di due di queste misurazioni quantitative e di una misurazione qualitativa, e che vorrei, anche se in maniera breve, descrivervi. Una è questa, che appunto un self-report messo a punto nel 2007, costituito da 23 item che hanno a che fare nello specifico con quattro dimensioni. In particolare non entro più nel vivo se non al punto del dire, cioè, ecco, poi se qualcuno è sicuramente interessato possiamo descriverlo in modo più accurato. Il secondo invece è anch'esso un self-report che è stato utilizzato anche in bambini dai 9 ai 12 anni, sebbene con una scala a 4 punti e non a 7 come quella che vi ho appena presentato. L'ultima invece è una procedura di tipo qualitativo che è appunto l'utilizzo delle narrazioni, soprattutto utilizzate nel contesto lavorativo, che hanno proprio lo scopo di valutare i comportamenti coraggiosi nel luogo di lavoro. Bene, quindi concludendo, sostanzialmente il progetto di ricerca dovrebbe caratterizzarsi per tre punti: la messa a punto, se vogliamo, l'adattamento al contesto italiano di strumenti quantitativi e qualitativi. Noi abbiamo cominciato, però il lavoro di ricerca di un gruppo condiviso dovrebbe portare anche un contributo originale, sostanzialmente, mi attenderei questo, l'elaborazione e la validazione di un framework tipo teorico che non c'è ancora sostanzialmente, e la messa a punto e validazione di programmi di intervento. Per quanto riguarda brevemente il framework teorico nel quale stiamo cominciando a pensare, solamente una bozza che potrebbe ricevere l'attenzione e la scelta del gruppo, abbiamo un coraggio sostanzialmente che, come è stato detto dalla dottoressa Ginevra, la percezione del rischio, paura percepita sostanzialmente, comportamento coraggioso e una serie di aspetti che potrebbero moderare o mediare sostanzialmente la relazione tra questi elementi. E quindi per chiudere, programmi di intervento che possono nascere sufficientemente in parallelo, riflessività a proposito del coraggio, mi piacerebbe vederla applicata anche a questa dimensione, come poter potenziare azioni di tipo coraggioso, ma brevemente, in termini di efficacia ma anche di efficienza, una cosa che mi è piaciuta moltissimo, e il riconoscimento che il contesto può dare all'azione coraggiosa tenendo conto dei vari contributi che sono stati posti. Per cui questa è l'idea che vorremmo condividere, come abbiamo voluto condividere con voi. Grazie.